Buongiorno a tutti, sono Cinzia Di Fenza, funzionario Formez SPA e responsabile per il progetto riformativa dell'ambito tematico dedicato all'accesso generalizzato, che è il tema del webinar che il catalogo delle esperienze OT11-OT2 terrà il 29 di aprile. Il tema oggetto di questo webinar vedrà la partecipazione di tre amministrazioni che sono state coinvolte nel progetto 2 anni fa e che hanno portato avanti la loro esperienza rispetto a differenti temi e questioni riguardanti l'accesso generalizzato. Quindi ci racconteranno come si sono mosse, come hanno avviato o consolidato strumenti, azioni o percorsi previsti dalla norma per dare attuazione al FOIA. Il tema è ancora oggetto di diverse riflessioni, ci sono ancora questioni aperte, c'è ancora, abbiamo visto in questi anni, tanto bisogno di aggiornamento e di allineamento di competenze e di soluzioni operative per affrontare e gestire le istanze FOIA anche in presenza ancora di altre tipologie di accesso in vigore, come molti di voi sapranno, molti colleghi che hanno a che fare con questa tipologia di istanze. Venendo alle nostre amministrazioni, avremo con noi il 29 il comune di Udine, la provincia di Modena e la provincia di Pesaro Urbino, quindi un ente locale, due enti territoriali con approcci anche differenti. Quali sono i temi che tratteranno e per i quali li abbiamo anche individuati e selezionati? Udine ci parlerà appunto della gestione decentrata dell'accesso generalizzato, quindi come si sono mossi per gestire in questo modo le istanze FOIA e in particolare si focalizzerà sul registro informatico degli accessi, quindi su quello che sappiamo essere uno degli strumenti previsti a suo tempo anche dalla circolare 2 della funzione pubblica, come strumento anche di monitoraggio sia interno della filiera del procedimento che esterno, poiché, come sappiamo, dovrebbe essere pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione per tracciare e dare anche conto di quelle che sono le tipologie di istanze che pervengono all'ente. La provincia di Modena toccherà un aspetto un po' particolare, anche una sperimentazione che ha avviato anche grazie al nostro accompagnamento, cioè del ruolo dell'ente provincia verso i comuni del territorio per supportarli operativamente nella gestione delle istanze FOIA, quindi un ruolo di supporto, un ruolo di consulenza che riprende anche quelli che sono un po' i compiti affidati a questi enti dalla legge Delrio qualche anno fa. Quindi una sperimentazione un po' particolare di cui ci racconterà gli esiti e appunto il percorso avviato. La terza amministrazione è la provincia di Pesaro Urbino, che ha iniziato con noi anche come tra le pilota nel 2017 e affronterà il modello organizzativo, insomma, che ha scelto per la gestione delle istanze, quindi la creazione di un ufficio unico per la gestione centralizzata delle istanze, quindi una modalità anche un po' particolare che si discosta anche un po' da quelli che erano i contenuti, un po' i suggerimenti che la circolare 2 dava rispetto al modello di gestione delle istanze, ma che ha, diciamo, una sua particolarità ed è riuscita a specializzare questo ufficio unico, questa struttura. Quindi tre tipologie di amministrazioni differenti, tre temi, tre questioni diverse che approfondiremo, ma che hanno a che vedere tutte naturalmente con l'obiettivo di migliorare, capire come migliorare l'efficacia del procedimento e anche i flussi informativi e organizzativi interni attivati dal FOIA. Quindi sarà un webinar piuttosto denso in cui cercheremo di focalizzare in maniera chiara e ci aspettiamo
che sia un momento, come sempre, di confronto utile agli operatori. Quindi il mio è un invito a partecipare il 29 e vi aspettiamo. Grazie.